Ti sarai chiesta o chiesto spesso qual è il senso di tutto ciò? Non lo so, però faccio delle riflessioni. Uno è sulla solitudine. Ti sentirai certamente sola o solo di questi tempi. Se stai cercando di riflettere, di seguire quello che senti dentro. La solitudine è un grande alleato per l'eroe e l'eroina in viaggio. Fare i conti con la solitudine e accettarla è uno dei più grandi insegnamenti che ci può dare la vita. Prova a pensare, sei un punto della circonferenza, una piccola esserino su questo pianeta, in questo universo, un punto nella circonferenza, in tanti, insieme a tutti gli altri punti sulla circonferenza. Ci si sente uguali, ci si sente insieme. I condizionamenti, le idee condivise ci fanno sentire la famiglia, gli amici, ci fa sentire insieme, ci fa sentire di appartenere. Poi a un certo punto, e questa scelta tu l'hai già fatta da tanto tempo, decidi di partire per il tuo viaggio verso la tua vera natura. Allora ti accorgi che lasci la circonferenza per dirigerti verso il centro e incominci ad andare giù nella profondità del tuo essere. Quel cammino ti richiede solitudine. Stai percorrendo un cammino simile a quello di molti altri, ma lo stai percorrendo da sola, da solo. E che cosa ti sta dicendo quello che sta succedendo oggi? Sei sola, sei solo, siamo soli. Soli con le nostre voci interiori, soli con i nostri dubbi, ma sarà una mia fantasia o sarà vero quello che sento? Ma starò davvero seguendo la mia natura oppure starò solo reagendo a dei fantasmi? Forse ci hanno ragione, ha ragione chi dice che sono egoista. Tollera la solitudine e sentirai che quella voce è la stessa voce che parla dentro tutti coloro che stanno camminando con te. Ti accorgerai che sei sola e solo, ma che intorno a te c'è una moltitudine di fratelli e sorelle che cammina lungo la stessa strada, verso la stessa direzione, il centro del proprio essere. C'è anche chi non è partito ancora per il viaggio, chi ha paura di partire, chi si difende, chi lo nega, chi non ha nemmeno idea. Siamo tutti nello stesso viaggio, ma se tu accetti la solitudine, incomincerai a sentirti parte di tutti coloro che sono in viaggio verso casa. E allora comincerai a sentire un'altra cosa, quel senso di unità, quel senso di forza che ti spinge, quel senso di camminare lungo la strada che altri hanno percorso prima di te e che altri stanno percorrendo con te al tuo fianco. Quindi solitudine, paradossalmente, va con senso di unione. Se accetti la tua solitudine, al fondo della solitudine trovi il senso di unità, di fratellanza, mita koyasin. Tutto è interconnesso, siamo tutti fratelli. Sentiamo di essere in viaggio insieme. E allora
percepiamo questo senso di unione, anche se magari hai amici, persone che sai che stanno viaggiando con te e non le senti mai, sai che le tue anime sono unite, so che siamo uniti, fratelli, sorelle, li riconosco, li sento, li penso, siamo insieme in questo viaggio, ricordiamocelo e magari cerchiamo anche di dare un po' di energia a questo nostro viaggio comune. Sentiamoci vicini, sentiamoci insieme, accettando e tollerando la solitudine esistenziale di ciascuno sul suo viaggio, sulla sua strada, nel suo viaggio.